Carnevale vecchio e pazzo, s'è venduto il materasso per comprare pane e vino, tarallucci e cotechino. E mangiando a crepapelle la montagna di frittelle, gli è cresciuto un gran pancione che somiglia ad un pallone. Coriandoli di musica e filastrocche, è il carnevale della Biennale di Venezia, pensato sì per i ragazzini, ma che piace tanto anche agli artisti, come i giovani allievi di composizione della Scuola di Musica Santa Cecilia di Portogruaro, che hanno presentato dei brani ispirati a temi giocosi, rime e divertissement. Spesso anche la classe di composizione, diciamo, naturalmente può fare delle cose belle, delle cose anche che interessano, però è difficile poi trovare l'esecutore, l'interprete, no? Invece avendo poi il risultato, avendo il riscontro pratico, questo è un grande stimolo per i ragazzi a continuare a fare altre cose. I brani degli studenti, ma anche la deliziosa fiaba musicale Là nel mare tra i coralli del maestro Pradal sono stati eseguiti dall'ensemble di archi della scuola Santa Cecilia di Portogruaro sotto la direzione di Francesca Favit. Per niente impacciati da nasi finti e cappelli, i giovani musicisti. È quasi divertente vedere questo nuovo modo di approcciarsi all'arte, così bello, privo di tutto quanto il suo aspetto formale e capace anche di comunicare con i più piccoli in maniera divertente e alternativa. Avete eseguito musiche tutt'altro che semplici, che difficoltà presentavano? Più che altro erano difficoltà ritmiche, perché dal punto di vista tecnico bene o male ce la cavavamo tutti, quindi sì, era il ritmo il problema, la melodia era chiara, quindi si riusciva a tenere dietro, ecco. Sono molto orgogliosa di questi ragazzi perché veramente ci mettono passione, l'anima, cioè dedicano i sabati, molte volte anche la domenica per le prove, perché gli altri giorni siamo comunque tutti un po' impegnati, e per cui per me proprio lo vivo con un grande orgoglio. Cioè io esco proprio dalle prove, anche da 4-5 ore di prove, e sono molto contenta perché mi danno molto a livello anche personale. Questa scuola è stata fondata ancora nel 1800 e quindi è nata come attività di animazione della città di Portogruaro, principalmente come banda inizialmente, poi ha sviluppato la sua attività. Attualmente abbiamo circa 400 allievi, abbiamo un'attività molto fiorente, di cui questo è un piccolo esempio. Beve, beve all'improvviso, gli diventa rosso il viso, poi gli scoppia anche la pancia mentre ancora mangia, mangia. Così muore il carnevale e gli fanno il funerale, di polvere era nato e di polvere è tornato.